Ciao, sono Alessia di Alessia Scrap and Craft e Casa Organizzata. Se non vuoi perdere neanche uno dei miei video, ti ricorda di cliccare la campanellina qui sotto, in modo appunto da ricevere le notifiche appena esce qualcosa di nuovo. Ce ne sono spesso, ne sto facendo molti e quindi seguimi. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Oggi nuovo progettino, lo vedete qua, è una fascia, non è ancora finita l'era delle fasce termiche scalda orecchie. Questa è una fascia da bambini, ma perché no, possiamo farla anche da grandi. È fatta a forma di cagnolino con orecchi, occhi e naso. E questa macchietta io ho anche aggiunto, si può fare con o senza. È molto semplice, è molto carina. Ovviamente si può fare di qualsiasi misura. Questa è una misura 0-3 mesi, ma si può fare appunto di qualunque misura anche da grandi. Si può cambiare anche il tipo di animale. Io in questo caso ho fatto il cagnolino, ma ho già in testa il panda, quindi semmai poi prossimamente lo vedrete. Per fare questa fascia, facile, 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 ho usato dell'acrilico di buona qualità, chiaramente. In quattro colori, questo beige, il nero, il marrone più scuro e questo grigio chiaro. Ovviamente potete scegliere i colori che desiderate perché potenzialmente si può fare anche. Ah, ecco, ho usato anche il colore bianco per fare la luce negli occhi. È un cotone Cablé numero 5. Questi sono i filati. Potete usare comunque anche dell'acrilico bianco o del cotone di diverso spessore per fare questo piccolo ricamino. Uncinetto numero 3,5, 3,5, 4 a seconda della mano. Potete usare lana, potete usare anche dei colori particolari perché i cagnolini, ad esempio, come la pimpa o altri tipi di cani dei cartoni animati, sono anche colorati con colori strani particolari. Quindi, se volete fare un cane blu, un cane rosso, un cane viola, si può fare anche un cane arancione, insomma, non c'è limite alla fantasia come sempre. Andiamo a vedere. Come si compone questo progetto molto molto semplice? Si compone di una parte principale che è la fascia, che poi vi farò vedere, due orecchie, due occhi chiaramente, la macchia e il naso. Sono tutte parti separate che poi vengono semplicemente cucite alla fascia principale. Ribadisco semplice e potenzialmente trasformabile perché vi do poi le proporzioni per ogni taglia. Allora, andiamo a vedere intanto le varie parti. Io ho cominciato a fare uno per tipo delle parti doppie, l'orecchia e l'occhio, e poi ovviamente vediamo le altre. Cominciamo con l'occhio che è molto molto semplice. Allora, vediamo un po' dove la piazzo. Perché si veda bene, ok. Colore nero per fare la pupilla. Semplicemente, come spesso abbiamo fatto negli ultimi video, anello magico che nel mio caso è un nodo d'inizio, catenella per fermare e poi lavoriamo 6 maglie basse dentro all'anello. Quindi facciamo il classico cerchio 3, il classico cerchio con l'anello magico 3. 4, 5 e 6. Lavorare il nero è un pochino più difficile, però è solamente per fare le due pupille e il naso, quindi insomma, eventualmente vi mettete una bella luce o usate quell'uncinetto come quello che ho io che si illumina. Adesso chiudiamo il cerchio con una maglia bassissima e la pupilla centrale è già fatta. Stringiamo bene l'anello magico al centro. A questo punto possiamo tagliare il filo e fermare il punto. A questo punto partiamo con il marrone. Io ho scelto questo, ma potete fare anche gli occhi azzurri, chiaramente, o verdi. Io sono rimasta su questi colori marroncini, puntiamo in una catenella,
cioè in una maglia, in una delle maglie basse del cerchio, e andiamo a lavorare una catenella e un aumento, perché questo qui è il secondo giro, diciamo, della, e possiamo usare lo schema del cerchio perfetto. Quindi in ogni punto nero faremo 2 punti marroni, 2 maglie basse marroni. Ecco, vedere i punti nel nero è un pochino più difficile, quindi io, vabbè, poi pure sono ciecata e quindi vabbè, ci vuole un pochino più di attenzione. Finito questo secondo giro, l'ultimo giro è a maglia bassissima per rifinire l'occhio. Chiudiamo con una maglia bassissima. E poi facciamo tutto il giro ancora, l'ultimo, il terzo, a maglia bassa. E abbiamo terminato. Ecco qui l'occhio pronto. Ora non ci resta che tagliare il filo e chiudere. Abbiamo i due occhietti pronti. Adesso passiamo a fare il naso, che è fatto esattamente allo stesso modo, quindi di nuovo anello magico, nodo d'inizio tenuto largo, una catenella, 6 maglie basse, 2, 3, 4, 5 e 6. Poi chiudiamo con una maglia bassissima. Stringiamo bene il nodo d'inizio e poi andiamo a lavorare un secondo giro facendo lo schema solito del cerchio perfetto. Andiamo a lavorare una mezza maglia alta ogni 3 maglie basse, lavorando sempre un aumento in ogni punto del giro sottostante. Quindi io ho fatto 3 maglie basse, cioè una catenella, 2 maglie basse, una mezza maglia alta. Adesso faccio di nuovo 3 maglie basse, una, due e tre, e poi una mezza maglia alta. Poi altre una, due, tre, una mezza maglia alta. Ed ecco qui che mi è venuto una specie di triangolo, perché il nasone, il tartufo, è un po' triangolare, un triangolo molto morbido, eh? Però abbiamo fatto questa maglia un pochino più lunga per appunto avere la forma un pochino a triangolo in questo modo. Adesso semplicemente l'ultimo giro sarà di maglia bassa. In questo caso facciamo un aumento ogni 2 maglie normali. Ed ecco qui il nostro tartufo leggermente triangolare, ma molto leggermente. Adesso tagliamo semplicemente il filo e andiamo, come al solito, a fermare. Adesso andiamo a fare la macchietta, che questa volta si lavora con il grigio chiaro nel mio caso, e andiamo a fare un ovale. Quindi lavoriamo una, due, tre, quattro, cinque catenelle e poi andiamo a lavorare le maglie basse. Qui ovviamente la macchia può essere fatta più tondeggiante o meno a piacere.
Adesso dobbiamo lavorare in ovale, quindi andiamo in questo caso a girare intorno sempre nella stessa catenella di base facendo 3, 4 maglie basse. Poi torniamo indietro nelle catenelle in cui abbiamo già lavorato e andiamo anche dall'altra parte a lavorare delle maglie basse. Una, due, tre, e siamo già arrivati in fondo. Andiamo a fare ancora una e due maglie basse nella stessa catenella e andiamo poi a chiudere con una maglia bassissima. Adesso abbiamo finito il primo giro dell'ovale. E andiamo avanti semplicemente a fare alcuni giri a maglia bassa. Nelle parti dritte si lavora semplicemente una maglia bassa per ogni punto. Dove cominciamo a curvare, lavoriamo uno o due punti nello stesso punto di base. Volendo, è possibile fare una mezza maglia alta o maglia alta in modo che il lavoro cresca più velocemente. Io ad esempio forse qua ho fatto la maglia alta, ma è la stessa identica cosa. L'importante è fare questa forma ovale per fare la macchietta. Oppure si può fare anche il centro a maglia bassa, come abbiamo fatto in questo caso, chiudendo sempre ogni giro e poi fare maglia alta dopo, più avanti. Ecco, qui bastano pochi giri per fare la misura giusta. Ecco qui dove giriamo, ricordiamoci di fare due punti in ogni maglia di base. Ecco qui, basta un altro giro. Io adesso qua ho fatto due giri a maglia bassa e uno a maglia alta. Questo ultimo giro a maglia alta è già sufficiente per fare la misura giusta della macchia. Qui sto di nuovo girando, quindi faccio due punti qui negli angoli. Ed ecco qui il nostro ovale, chiuso di nuovo con una maglia bassissima, e abbiamo la nostra macchietta qua da mettere sull'occhio. Stessa cosa, come sempre, tagliamo. Io lascio sempre un'agugliata di filo un pochino più lunga perché così mi può servire per cucire senza dover aggiungere poi filo extra. Come sempre, chiudo il punto portando il filo sul retro ed ecco qua. 1, 2, 3, 4. Manca ancora la seconda orecchia che vediamo subito come fare. La seconda orecchia ha 21 catenelle, 21 catenelle. Anche questa è lavorata in ovale, ma solo da una parte, quindi dall'altra parte dritta, e solo giriamo intorno su un ovale, un angolo. Allora abbiamo detto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eccola qua. 19, 20 e 21. In questo caso lavoriamo a maglia alta, quindi filo sull'uncinetto, andiamo nel terz'ultimo punto e lavoriamo la nostra maglia alta. Normalissima. Come se facessimo un lavoro
lineare fino ad arrivare alla fine della catenella. Per fare l'orecchia bastano due giri completi intorno alla catenella, quindi è di nuovo molto semplice e molto veloce. Ovviamente aumentando le misure della fascia di base, possiamo aumentare un pochino in proporzione le misure delle orecchie, quindi aumentando leggermente le catenelle centrali. Basta aumentare di una o due catenelle e già cambia la lunghezza delle orecchie. Quindi anche una sola catenella è sufficiente. Adesso che siamo arrivati alla fine, dobbiamo lavorare in ovale. E quindi andiamo a lavorare all'interno dell'ultima catenella 3 o 4 maglie alte, 4 meglio, così giriamo meglio in tondo senza che si arricci in nessun modo. E poi andiamo nelle catenelle già lavorate. Andiamo a puntare nelle catenelle già lavorate. Ecco, in questa seconda parte potrebbe esservi utile un uncinetto leggermente più stretto, più piccolo. Io ho preso usavo il 3,5, adesso prendo un 3 perché qui per puntare bene nelle catenelle un uncinetto un pochino più stretto mi viene meglio. Solo in questo giro, poi basta. Io mentre punto nelle catenelle tengo fermo il filo libero dell'inizio del lavoro, perché così lo lavoro all'interno dei punti e mi si ferma, mi rimane bello già nascosto all'interno dell'orecchia senza dover fermare poi più niente. Mi basta eventualmente tagliare l'eccedenza se ce n'è. E non devo più nasconderlo con l'ago o con l'uncinetto. Adesso che sono alla fine, da questa parte non giro più in cima, ma mi fermo, semplicemente mi fermo, taglio la codina che mi rimane qui in mezzo, che ho già fermato e nascosto. E posso cambiare di nuovo l'uncinetto, prendere di nuovo il 3,5, faccio le 2-3 catenelle e vado a lavorare semplicemente a maglia bassa, tornando indietro a formare la mia orecchia, a terminare perché questo è l'ultimo giro che faremo tutto intorno. E terminerà semplicemente la nostra orecchia uguale all'altra. Ecco, tutto a maglia alta. Adesso che siamo tornati nella parte che gira, dobbiamo semplicemente ricordare di fare uno aumento per ogni punto, in modo da girare in tondo senza arricciare il lavoro. Ecco qua, adesso che siamo tornati nella parte dritta, ricominciamo semplicemente a fare una maglia alta per ogni punto. E tra pochissimo abbiamo terminato anche l'orecchia. Ed ecco qua che abbiamo finito la nostra seconda orecchia. Adesso passiamo a vedere come fare la fascia di base. Come sempre,
tagliamo, chiudiamo lasciando un'agugliata un pochino più lunga per poter poi cucire l'orecchia alla fascia di base. Ecco qui, per la fascia e le orecchie ho usato questo beige, voi ovviamente potete usare il colore che desiderate, e per le misure, la mia circonferenza, siccome io ho fatto una via di mezzo tra lo 0 e 3 mesi, lo 0 sarebbe 35 cm di circonferenza e i 3 mesi sarebbero 39, facendo una via di mezzo sarebbe circa 37-38, sono stata leggermente più bassa, quindi ho fatto 36 perché comunque la fascia è molto elastica, quindi se la facessi più grande rischierebbe di essere poi larga. Allora sono stata circa 1 cm sotto la misura nel mio, e quindi ho fatto 36 e poi l'altezza invece è 6. La proporzione per trovare l'altezza in relazione alla circonferenza, intanto vi metto qui sotto il link con tutte le circonferenze per le misure da bambini e delle varietà. Per avere la proporzione avendo la circonferenza per sapere l'altezza giusta, basta sapere che l'altezza è un sesto della circonferenza, quindi nel mio caso 36 diviso 6 fa 6. E se fosse 54, ad esempio, una misura da grandi, diviso 6 farebbe 9, quindi comunque la proporzione è sempre questa qui, molto semplice. La fascia, per renderla un pochino più elastica, io ho fatto una prima parte qua, fatta con il punto elastico che imita la maglia ai ferri, che lo rende più elastico di questo, della maglia bassa normale, perché in questo caso ho fatto una maglia bassa. E volendo, se vi resta più semplice, questa prima parte per renderla elastica si può fare anche, invece che una maglia bassissima in costa, si può fare una maglia bassa in costa. Così comunque resta più elastico, però è più semplice da lavorare. Comunque, adesso vi faccio vedere con la maglia bassa in costa, che è appunto più semplice. Se invece volete fare come ho fatto io, la maglia bassissima, il punto che imita la costa ai ferri, ve la faccio vedere. Vi metto il link sempre qui sotto, che c'è già il video tutorial per fare questo punto. Allora, vediamo il numero di catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, vediamo un po' quanto viene. Sì, viene circa 6 centimetri. Facciamo un 13 per la catenella per cominciare il giro e andiamo a lavorare la maglia bassa. Adesso il primo giro, anche per fare la maglia bassa in costa, è una maglia bassa normale. Se lavorate molto largo, e può darsi che poi ovviamente ci vogliano meno catenelle, perché adesso io ne ho puntate 13, però le catenelle non solo variano con il variare del filo e dell'uncinetto, ma anche con il variare della mano, esattamente come i giri. Quindi è difficile riuscire a dare un numero di catenelle preciso e di giri precisissimi, soprattutto per questo tipo di lavorazioni, perché soprattutto per i bambini, poi dove pochi millimetri possono cambiare già delle misure, perché intanto non so se avete lo stesso filato. Io adesso ho questo filato con un uncinetto 3,5. Allora andiamo a rimisurare, perché delle volte cambia leggermente, invece è rimasto il nostro 6, va bene. E adesso possiamo fare la maglia bassa in costa. La maglia bassa in costa semplicemente vuol dire lavorare solo nell'asola posteriore. Quindi adesso andiamo a fare alcuni giri di questa maglia bassa in costa, che è un po' più elastica rispetto alla maglia bassa normale. E nel caso mio, io ho fatto circa 7 centimetri di questa lavorazione.
sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 giri circa. Non c'è un numero di giri preciso, potete farne 7, 8, 10 per avere la parte posteriore con questo tipo di elasticità maggiore. Semplicemente andiamo a lavorare tutti i giri puntando solo nell'asola posteriore. Ed ecco qua. Adesso io sono al terzo giro, vado avanti ancora qualche giro e poi si parte con la maglia bassa normale. Non vi do appunto un numero di giri preciso della circonferenza perché questo qui è un lavoro in cui dovete usare il metro da sarta. Fondamentale usare il metro da sarta e misurare sia per le altezze che per le lunghezze. Quindi dovete lavorare un numero di giri fino ad arrivare ai 36 centimetri se volete fare la misura 0-3 mesi. Allora, vi consiglio di stare comunque, se volete fare anche una misura solo 0 mesi o solo 3 mesi o solo 6 mesi, cioè senza mescolare le taglie, vi consiglio di stare sempre circa un centimetro sotto la misura riportata sulle tabelle. Questo perché, appunto, essendo questa fascia molto elastica, rischia poi di essere troppo morbida, troppo larga e non servire all'uso quando c'è vento, perché rischia di scappare, no? E quindi non è efficace come paraorecchie, come fascia termica. Volendo, è possibile lavorare dopo aver fatto il bordo elastico, per farla più calda, più spessa e più resistente, anche la maglia bassa termica. Quindi in questa parte, quindi tutta la parte anteriore, diciamo, quella non elastica, si può fare la maglia bassa termica, che è ancora meno elastica rispetto alla maglia bassa normale. Però è più spessa e perché è doppia. Vi lascio anche il link della maglia bassa termica, così potete decidere quale fare. Eccomi qui, sto facendo il decimo giro di maglia bassa in costa, che sarà la parte posteriore della fascia che la rende più elastica. Quindi questa lavorazione al centro della parte posteriore renderà la nostra fascia più elastica e quindi più adattabile alla testa. A questo punto, dopo questi giri, potete farne 8, 10, 12. Dopo questi giri partiamo con la maglia bassa normale. Quindi semplicemente andiamo a lavorare, cominciamo a lavorare la maglia bassa normale fino ad arrivare alla circonferenza, nel caso della taglia 0-3 mesi che sto facendo in questo momento, i 36 centimetri, come abbiamo detto prima. Primo giro di maglia bassa e andiamo avanti così. Io adesso poi taglierò il video perché dobbiamo semplicemente fare tanti giri di maglia bassa e ci rivediamo quando la fascia sarà quasi terminata. Allora, indicativamente in questa fascia qui ho fatto 54-55 giri, quindi indicativamente il numero di giri è questo, ma usate il metro da sarta perché è fondamentale, lo ripeto, non vi fidate dei giri perché cambiano tantissimo, anche se usate lo stesso filo e lo stesso uncinetto. E cambiando la mano possono cambiare il numero di giri. Andiamo avanti. Intanto adesso stoppate il video se volete farlo proprio
insieme a me, stoppate il video e andate avanti a fare i vostri giri fino ad aver misurato i 36 centimetri di circonferenza o più se volete cambiare la misura. Allora, eccoci qua, la mia fascetta da bambini misura taglia 0-3 mesi è finita. Adesso semplicemente taglio il filo, chiudo il punto e vado a cucire con l'ago. Prendo il mio piccolo set, metto l'ago da lana e andiamo a cucire la fascia in modo che diventi tubolare. Primo passaggio, è questo. Qua la fascetta cucita. Ora io faccio un nodino qui e vado poi a nascondere i fili. Rovescio, la cucitura è invisibile, questa parte rigata, come abbiamo detto, resta dietro, quindi giro, questi poi li nasconderò dopo e vado a cucire sul davanti le nostre parti. Quindi prima di tutto andiamo a cucire la macchietta che sarà qui. Adesso è tutto molto semplice, basta cucire il tutto. Mi porto sul retro. E vado semplicemente a fare una cucitura molto semplice tutta intorno alla mia macchietta. Ecco qui, ultime parti da cucire. Io adesso vi faccio velocemente vedere la cucitura, poi andrò a fissarla dopo sul retro, perché sennò facciamo un video di 6 ore. No, comunque è un lavoro molto semplice e anche molto veloce, perché in poche ore si riesce a... Ecco, qui manca ancora un puntino. Ecco qui che sono ritornata all'inizio e quindi ho fissato la mia macchia. Sto sempre attenta che la parte rigata mi stia bene al centro. Adesso posso montare il nasino qua e vediamo un po' anche gli occhi. Facciamo un attimo una prova per vedere che siano, eccoli qua. Agli occhi dobbiamo ancora ricamare la parte bianca, che sarebbe semplicemente un po' di luce. In questo caso non va bene il lago senza punta, ma ci vuole questa volta lago con la punta. E andiamo semplicemente a ricamare da un lato, stando attenti a questi fili che in genere ingombrano un po', una parte bianca. Ricamatela come preferite, io l'ho fatto così, ma si può fare in qualsiasi modo.
perché questa luce, diciamo, in bianco rende gli occhi più realistici, più belli. Si può fare anche più piccola di come l'ho fatta io. Poi ovviamente non è necessario che tutti gli occhi siano uguali, anzi, meglio se sono tutti diversi, quindi comunque si può andare abbastanza a caso. Ecco qua, si può fare anche una parte piccolina così. Per fare più velocemente. Ecco qua. Io questa volta lo faccio più piccolino, questa luce. Adesso la faccio anche dall'altra parte. Qui finiti anche gli occhi, che appunto non è necessario che siano identici. Adesso io fermo qua dietro con un nodino e taglio l'eccedenza che rimarrà poi dietro e non si vede. Fermo tutto e taglio le code eccedenti. E mi resta solo il filo per cucire. Ecco qui. Adesso vado a cucire. Questa volta di nuovo con l'ago da lana. Porto il filo dietro e poi comincio a cucire in tondo. Ecco qui. Sto attenta sempre che dietro la parte, diciamo, rigata resti al centro. Cucio anche l'altro occhietto in modo speculare. Ecco qua, secondo occhietto cucito, ora non resta che cucire il naso e abbiamo finito il nostro cagnolino, poi mancano solo le orecchie. Per il naso stesso identico procedimento. Cucitura sempre molto veloce. Qui. Di nuovo il filo sul dietro. Ora non resta che cucire le orecchie e abbiamo terminato, sempre stando attenti che siano alla stessa distanza e la parte rigata resti al centro.
Questa volta è meglio fare due cuciture, quindi questa parte superiore. E anche qualche punto qui per fermare l'orecchia in modo che se no svolazza troppo, diciamo, tende ad alzarsi e a stropicciarsi troppo facilmente, soprattutto su una fascia da bambini che giocano e si agitano. Quindi in questo caso andiamo a scendere, bastano pochi punti anche larghi, quindi non è il caso, magari sul davanti più stretti in modo che siano meno visibili, ma sul dietro si possono fare anche più larghi. Per scendere fino a questa estremità, ecco qui, e adesso andiamo a cucire in orizzontale in modo da fermare l'orecchia anche da questa parte della fascia. Anche qui non serve fare punti stretti, si possono fare tranquillamente dei punti larghi, quindi molto velocemente, perché è solo per rendere il tutto più compatto e più bello a vedersi, che non si rovini. Volendo è possibile risalire anche qua. Adesso se c'è il filo lo si può fare, io in questo caso ce l'ho, in modo che sia tutto bello fermo. Ed ecco qui che siamo tornati al punto di partenza. Stessa identica cosa sull'altro lato della fascia. Vado a finire anche la seconda orecchia, la cucitura e siamo a posto. Ecco qui, pronta la nostra fascia a cagnolino. Ora non resta che fermare tutti i fili e sono pronte. Sono molto semplici, come abbiamo visto, e finalmente il tutorial finito. È stato un po' lungo, ma non è lunga la lavorazione, solamente perché volevo farvi vedere i ricami. Ovviamente, come vi ho detto prima, potete cambiare tipo di animale senza problemi. E io qualcosa sicuramente farò e lo vedremo prossimamente. Ciao, alla prossima!